Salve a tutti! Oggi vi parlo di Dumbo, film del 2019 diretto da Tim Burton e scritto da Erin Kruger, ovvero il rifacimento live action dell'omonimo classico animato a distanza di 78 anni dalla sua realizzazione e non 70 come erroneamente vi avevo detto nella video recensione di Dumbo l'elefante volante, quasi 80 per l'appunto. Ora, sappiamo che nei tempi recenti la Disney ha trovato il modo di lucrare nuovamente sui suoi cartoon più famosi e più amati, senza bisogno nemmeno di spendere chissà quanta energia e fatica nello sforzo creativo, ovvero rigirandoli dal vivo, per l'appunto, con attori in carne e ossa, ma anche con l'ausilio imprescindibile della CGI. Ma per chi conosce la storia della genesi di Dumbo, il cartone originale, intendo, andate a recuperare la videorecensione in cui ne parlavo, sa benissimo che nacque con pochissimi mezzi e pochissimi soldi e tantissima immaginazione, e questo a causa delle stesse condizioni storiche. Perché? Perché la Disney rischiava di chiudere Baracca e Burattini e allora bisognava ingegnarsi per fare il meglio possibile con il poco che si aveva a disposizione. E come nasce invece questo Dumbo del 2019? Con pochissima immaginazione, essendo un remake, ma con tanti, 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 tanti soldi. Si parla di 170 milioni di dollari di budget, roba che nemmeno i blockbuster più celebrati. Come cambiano i tempi, vero? Come si ribaltano le cose nell'arco di pochi decenni. E però in questo caso la critica è stata fredda, come lo è stato il pubblico. Invece ci si attendeva un riscontro clamoroso sulla scorta del precedente remake Disney uscito, quello di La Bella e la Bestia, ma in questo caso l'incasso è stato soltanto pari al doppio del budget, invece quell'altro rifacimento aveva incassato più di 1 miliardo. In questo caso allora si può parlare del classico passo più lungo della gamba, per così dire. Ma com'è in realtà il film in sé? Fedele fin troppo nei confronti dell'originale come La Bella e la Bestia o sanamente trasgressivo come lo era la versione in live action di Il Libro della Giungla diretta da Jon Favreau? E soprattutto, è un film riuscito o si tratta dell'ennesima operazione fallimentare di riproposizione al pubblico di una minestra invecchiata e semplicemente mal riscaldata? Dubbi legittimi in realtà, perché qui effettivamente si sente lo sforzo di apportare delle modifiche, e sono anche modifiche strutturali a dirla tutta. Ma purtroppo si rivelano quelle sbagliate e fa sempre abbastanza male vedere un Tim Burton di nuovo schiavo della Disney dopo il deludentissimo Alice in Wonderland. Un Burton che quando di recente ha lavorato da solo per i cavoli propri ha dimostrato di esprimere sempre qualcosa che valeva la pena di ascoltare e di vedere. Big Eyes, Miss Peregrine, ma anche Frankenweenie, prodotto dalla Disney, ma in quel caso, dopo Alice, gli era stata concessa una libertà creativa notevole. Qui invece troviamo un Burton stanco, manierato, al servizio di un copione scritto male che questa volta no, non gli è concesso di modificare. E allora, come nel Dumbo animato, si comincia sempre con una celebrazione di ciò che un tempo era il circo. Anche qui c'è il treno del circo che sta per partire, con una locomotiva che anche qui sembra sorriderci, e poi una mappa ci guida negli spostamenti di questo circo per tutta la nazione, con il treno che intanto continua a muoversi sullo sfondo, e con tutti i componenti dello spettacolo che appaiono e scompaiono in dissolvenza: forzuti, giocolieri, pagliacci, equilibristi, acrobati. E poi c'è anche l'imbonitore di questo circo, che è Danny DeVito. Sempre all'interno di questo montaggio iniziale lo vediamo infatti fare un gesto con la mano, e in quel momento il treno entra in una galleria che
che si tinge di rosso e di bianco a spirale. Soltanto un istante, ma splendido in effetti. Ma intanto ci sono i contadini che si fermano in mezzo ai campi per osservare con un sorriso il passaggio di questo treno del circo. E ci sono anche dei bambini che corrono dietro al treno con entusiasmo, perché il circo in effetti fa questo, porta speranza e felicità a coloro che ne hanno bisogno. Perché? Perché gli umili si riconoscono in altri umili, essendo il circo uno spettacolo umile, modesto, dimesso e però meraviglioso, grandioso, allegro. Ma il treno che vediamo scorrere in queste prime immagini in realtà è un treno vecchio, cadente, un treno che pare aver già fatto il suo tempo più bello, esattamente come il circo stesso, perché poi queste prime immagini sono anche scandite da una fotografia che sembra ingiallita, pastosa, una fotografia intrisa di una nostalgia nella sua accezione più malinconica. E allora complimenti a chi ha ideato questo montaggio di avvio del film, che purtroppo si rivela essere la parte più gradevole di tutta l'operazione. Poi vediamo che Barton insegue in piano sequenza un ragazzino che sta correndo a chiamare la sorellina per andare assieme alla stazione. In realtà il treno del circo si è già sistemato e loro ne fanno parte, ma intanto è arrivato con un altro treno il loro papà, tornato dal fronte col volto anche malinconico di Colin Farrell, e che torna però senza qualcosa. Ma è sempre lui. Però sappiamo che la grande guerra ha cambiato tutti, ha reso tutti più mesti, meno ottimisti, meno speranzosi. Ma il circo appunto dovrebbe occuparsi proprio di portare speranza, e però sono tempi duri per tutti. Lo si dice proprio in un dialogo, e Barton è abbastanza abile effettivamente nell'offrirci questo senso di mestizia, di disillusione, di fine delle speranze. Ed è proprio per questo che in questo inizio di film funziona male il personaggio di Danny DeVito, l'immonitore del circo, appunto, che un po' sembra il professor Meraviglia del Mago di Oz, fateci caso, e un po' il Mago di Oz. E in effetti non che dispiaccia vedere Danny DeVito alle prese con un ruolo comico dopo così tanti anni, però la sua presenza in termini umoristici stona col clima di malinconia che appunto il film vorrebbe costruire soprattutto all'inizio. Un DeVito troppo sopra le righe, e anche le gag con la scimmietta si potevano tutte evitare. E poi la battuta "ho una scimmia nel cassetto, ma solo per l'emergenza", insomma, puro teatro dell'assurdo in senso negativo ovviamente. E la colpa è da imputare soprattutto al copione confuso di Aaron Kruger, sceneggiatore di cose diverse, ad esempio di un thrillerone come Arlington Road l'inganno, ma ha scritto anche vari episodi della saga Transformers, ma anche i due The Ring americani, ma anche Trappola criminale. Insomma, un mestierante difficile da inquadrare, che qui naturalmente è tenuto a lavorare su commissione, esattamente come Barton. E allora queste gag in effetti si susseguono, ma sono fuori tono, come la gag, questa sì, di gusto indegno secondo me, in cui Colin Farrell esclama "mi farai rimpiangere la guerra" al figlio che lo sveglia con bruschezza. Insomma, non si può mettere in ridicolo così la guerra se all'inizio mi hai mostrato questa malinconia di un reduce che torna dal fronte e poi in quelle condizioni. E poi, insomma, DeVito che si fa il bagno nella vasca con fette di arancia sugli occhi. Insomma. E intanto però la storia va avanti, e allora DeVito dice a Farrell di aver venduto i suoi cavalli e di aver comprato coi soldi ricavati un'elefantessa incinta, convinto che in tempo di magra il pubblico abbia voglia di vedere gli animaloni piuttosto che un numero acrobatico. Altra idea discutibile, e non poco effettivamente, del copione di Kruger. E allora Farrell ci resta male, si indigna,
ma intanto è costretto a rimanere nel circo, perché quali altre prospettive di lavoro gli si aprirebbero, infatti, se lo lasciasse in questa America reduce da un conflitto come quello della Grande Guerra? Meglio evitare rischi, appunto, anche per occuparsi di due figli che non hanno più una mamma, uccisa da un brutto male, uno dei tanti che circolavano in quel periodo buio e cupo. E allora Farrell resta nel circo assieme ai figli per badare agli elefanti. E però c'è in particolare la figlia di Farrell che non si lascia abbattere e non si lascia convincere dal papà a inventarsi un numero per lavorare nel circo. Lei no, lei non vuole esibirsi, vuole dimostrare il suo valore con la scienza, con lo studio. Non così male in realtà, però poi questa riflessione avrà le peggiori conseguenze sul tessuto drammaturgico, poi vi dirò perché. E intanto arriva la cicogna, mamma elefante partorisce, Dumbo è orribile perché ha le orecchie grandi, De Vito esagera sempre di più, contraddicendo sempre di più al tono triste del film, insomma, tutto si trascina stancamente con pochissime differenze. Ci sono, ad esempio, al posto delle elefantesse velenose, il personaggio di De Vito è un domatore arrogante, e poi al posto del topino Timoteo, che comunque c'è, ma soltanto per non intristire i fan, ovvio, ma non ha nessun ruolo nella storia. Al posto di Timoteo ci sono i due figli di Farrell, appunto, e allora c'è la piuma, c'è la derisione, c'è la sequenza dell'incontro fra le proboscidi, tra mamma rinchiusa e figlio libero, ma tutto si trascina con profonda stanchezza, come se nessuno ci credesse veramente, né la Disney, né Burton, né Kruger, forse soltanto Farrell e forse De Vito, che però appunto è fuori luogo. E invece le premesse inducevano a immaginare ben altro, ma poi appunto la malinconia iniziale si trasforma in fiacchezza e l'intreccio sembra espellere una componente fondante del cartoon originario, l'emozione, che qui manca clamorosamente, e la causa di questo è di base uno sbaglio ben preciso compiuto da Kruger in sceneggiatura, ovvero rendere gli umani protagonisti assoluti, senza che però si trattasse di personaggi veramente interessanti, visto che ognuno di essi poi è quasi privo di una vera psicologia, e nel caso in cui l'avesse non viene minimamente sviluppata. E poi gli umani appunto sono troppi, molti di loro sfilano in passerella senza nemmeno lasciare traccia, perché poi dopo una prima parte che rifà il cartoon ne arriva una seconda inventata male di sana pianta, con un capitalista spregiudicato e spietato incarnato da un Michael Keaton gigione con tanto di occhialoni e di parrucchino biondo palesemente posticcio, che acquisisce Dumbo e lo trasforma in una star. E poi c'è Farrell che si innamora di Eva Green, acrobata francese, e poi arriva anche Alan Arkin che dovrebbe far ridere ma non fa ridere. Allora, che cosa succede? Che in questo contesto umano Dumbo non è più protagonista e diventa la semplice proiezione dei sentimenti di uno dei personaggi umani della storia, ovvero la figlia di Farrell, che però non è che sia il massimo della simpatia, capiamoci chiaro. Ok che ha un carattere razionale, ma la bambina che la interpreta è inespressiva e si sa rendere perfino boriosa per quanto è frigida. Cioè, dovrebbe aver perso la mamma, un po' di tristezza, di tenerezza la dovrebbe avere, e invece, mamma mia! E poi quando piange si vede che fa finta. Insomma, per dire, è molto più espressivo il Dumbo in computer grafica, realizzato magnificamente, ma si immaginava privo comunque della magia di quello a cartoni. E allora Dumbo non è adatto ai circhi, esattamente come la figlia di Farrell non vuole esibirsi. Tutto molto deludente. Perché? Perché Dumbo sostanzialmente diventa il pretesto per parlare di altre cose, e queste cose sono banali,
così come delude tutta la critica al sogno americano basato sul denaro dell'intera seconda parte, con la condanna di un tipo di spettacolo che mercifica lo stupore e anche le disgrazie per gli spettatori paganti, perdendo il candore di ciò che il circo era sempre stato. E allora non serve essere dei geni per capire che in realtà si sta parlando di morte del cinema artigianale e di ascesa del blockbuster milionario ricco di effettoni, rievocando il primo con nostalgia e parlando del secondo con disprezzo. Non così scontato in realtà, ma detto nel modo più scontato che ci fosse e detto nella maniera più falsa che ci fosse, perché un film costato così tanto e realizzato in un'ottica puramente di mercificazione non può permettersi di criticare il cinema commerciale e la sua assenza di scrupolo. E però qui si fa anche intuire che fare il clown è umiliante, esattamente come nel Dumbo originale, e allora c'è una contraddizione non trascurabile: il successo conta o non conta? E allora a questo punto era meglio il primo Dumbo, che celebrava il sogno americano e il successo economico del circo e di Dumbo nell'ottica di una speranza per l'America degli anni a venire, in tempo di guerra, appunto. E allora non rimane che fare altro che ammirare la regia piuttosto buona, in realtà, di un Burton che anche qui, come il circo, sembra aver fatto il suo tempo, ma che per sua stessa natura non può girare male, può girare svogliatamente e su commissione, come in questo caso, ma non girare male. E allora lui studia sempre con grande cura in realtà le inquadrature e regala dei momenti registicamente interessanti, come ad esempio la sequenza del volo di Dumbo truccato da clown, rifatta dal cartone, che risulta essere ben organizzata anche a livello di messa in scena, fateci caso. O poi c'è anche, la scena della prima prova del volo di Dumbo assieme alla Green, anche quella niente male. Io non sono per niente d'accordo con chi ha stroncato anche la regia di Burton, ma il film appunto non è certo un film da difendere, perché non si tratta di un film orrido per l'appunto, ma di un film falso, con un Burton che pur girando bene è sempre più manierato, esattamente come sono di maniera ormai le musiche gotiche con i cori apocalittici di Danny Elfman. Basta, ne abbiamo abbastanza. E poi c'è il finale, ben poco avvincente e alquanto prevedibile nella sua dinamica, anche se c'è un momentino, questo vi invito a rintracciarlo, in cui si vede che De Vito è molto bravo a fare l'attore drammatico, e però il film lo sfrutta soprattutto come attore comico, sbagliando. E poi non si può resistere in effetti al momento finale in cui viene mostrato il futuro che attende la piccola figlia di Farrell, anche lì ci si può intenerire effettivamente, però appunto è tutto di facciata, perché in realtà il film è un'operazione commerciale e non può appunto permettersi di criticare il cinema commerciale, insomma. E poi ci sono gli elefantini rosa, che sono brutti, in CGI, con queste bolle giganti, che tra l'altro non si capisce bene come possano esistere, perché com'è possibile che delle persone appunto creino queste bolle dal nulla, fatte a forma di elefante, insomma. Ecco, allora, quindi un film che tranquillamente si poteva evitare di fare, esattamente come molti altri remake in live action della Disney, ma in questo caso si è fatto appunto il passo più lungo della gamba, anche in merito a una riflessione che non andava fatta, quella sul cinema commerciale appunto. E allora, per questo Dumbo alquanto deludente, il mio voto è 5. E allora ci vediamo prossimamente con altre video recensioni. Intanto, buon recupero, se vorrete, di questo Dumbo. Io ve lo sconsiglio, tenetevi nella mente la commozione, la tenerezza del cartoon originale, e vi assicuro che quella resta inimitabile. E buon cinema a tutti!